you speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in Cinè, ma va a capurne. E prova a cantare. A tu, tu parco. Sì, prova. Basta poco e su cassai. Sì, ecco qua, siamo venuti al mare, ragazzi. Vieni qua, i palumi ci sono poi. C'è più palumi che cose ci sono. Para Venezia, pa. Guarda però che mare, raga, buongiorno. Ce ne andiamo. Frate mio, buongiorno. Guardate che mare bello. Noi parliamo bene della Calabria, ragazzi. Perché è bella la Calabria, non è che a me... Buongiorno signore. Come sta? Bello, bello questo mare, eh? Bello. Forse non parla italiano. Ci sei tu, oi. Allora, innanzitutto. Ucraina. Noi parliamo qui. Noi parliamo ucraino, noi parliamo di tutto. Parliamo di barese, parliamo di italiano. Parliamo. Molto bene. Lavora qui? Come si parla così? Eh? Work here? Work here? Forse non parla inglese neanche. Inglese? Avessi come si manco parlato, tutto è Peppino, parliamo. Work here? Le trabaglie? Le trabaglie? Le affracche? Le Iamone? Ragazzi, allora che mare bellissimo. Ragazzi! Buongiorno, come state? Non abbiamo nessun fucile, non abbiamo. Abbiamo solamente una telecamera per dare un saluto a quest'estate che ancora, ancora, anche se ci dà, ci chiovano a poco, meno il pomeriggio ne fa sa chiovuta. Però guardate che mare che c'è, guarda, arrivo io il mare pulito, no? Un porto una lavanderia prima. Com'è questa stagione? Come sta andando questa stagione? Sì, così bene. Oh no? Sì, sì. Vedi le persone positive, vedi che sta pescando a dove, che deve pescare, che deve pescare. Buongiorno, che pescate? Si pesca. Non ti sente, zio. Non mi sente. E voi com'è? Ma che bella famiglia, benedetto. Dove siete? Di Cosenza. 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 Aspetta, proprio, non lo che si stanco qui. Tutti Cosenza. Che meraviglia. Benedica, vedeci. Ti piace poi ti porpetiamo lo giorno. Almeno vi uso il rischio, che bellezza. Ti porpetiamo capare nonna. A dove nonna? A dove? A dove? A casa. Allora, e tu invece, guarda che uccidi, ma siete tutte sorelle, sì. Ma tu tutte sorelle, Benedica. Ma che mamma Gio, Benedica, frate e me. Allora facciamo una cosa, intanto ci diamo una bella macchinetta così si fanno due tazze di caffè. Cioè siete fidanzate? Io sì. C'è un muscarino che mi sta perseguitando da crocetta. Mi pure conoscono. E tu? No. Sono la nuora di Tonino. Tonino chi? Perché? Tonino, ma è qua Tonino. No, se n'è andato. È stato con me in albergo, Totone, il nostro grande Totone, la miseria. Totone, oltre una berretta, l'abbiamo fatto tutto. Allora ragazzi, una bella moca che vi regala il nostro grande, la grande trone di Cosenza e la trone di Rente. Ecco, vogliamo bene. Ah, sì, la cosa. Ciao, Bruno, fa che la bomba che era a mediametro, che era la cosa, facciamo. Chi ci vuole bene? Già, chi ci vuole male, lo prossimo. Vedi, a Rupennino. Ragazzi, abbiamo in serbo delle sorprese quest'anno. Allora, tutte e tre così, eh? A chi ci vuole bene già, a chi ci vuole male. A Ruppossio. Mica ne filma la signora, mica la frumba che ne filma, no? E poi loro non si vogliono far filmare, non si vogliono. Allora, ragazzi, buona estate. Guarda su piscina, faccia una polpetta, chi tu si fa onze. A chi vuole salutare? A tua donna. Tu sei fidanzata? No, io un saluto a tua donna. Come a tua donna? Facciamo una berretta, ne facci? Ma che stanno pescando? Ma non parla italiano. Ah, un bel italiano. Ma te non lo fucile? No. No. Perché tuo fucile non può venire. No. You speak English? Vuoi da che tu? Ah, fino a signora ucraina. Tutte le televisioni, no, no. La televisione è la cica alle 19 e per noi è tutte le televisioni, grazie. Te che c'è? Che pescare le voi? Pescare, pesci, che non c'è niente. Non c'è niente. Che c'è? Ah, i polipi. Ha detto niente. Ha detto un genere, c'erano i polipi ci sono. Signora, lei voi che fate qua del bello? In questa spiaggia.
vacanza. Di dove siete? Da Cosenza, ma sono straniere. E lei pure? Dove sei? Potete alzare? Ah, però lei parla italiano. Sì. Si vuole alzare un pochettino? Perché vede che c'è la catre che non ve fa mai. Le catre, le scopolè, le ho fatto le ponderò. Senza ponderò, le catre era a cavallà, era... Le affracche, alze. C'è, tanghi c'è, metti c'è. Alze, no, alza voi. Falla alzare, no, per correttezza. Le... Ma abbiamo proprio passato, sì. Ma qualche... facciamo... Te lo puoi portare pure, te lo regalo. Ma alzati, signora, vede che ti do una bella cosa, ti do un premio. Abbracciamo. Ho visto tre giorni e voi a Cosenza rende un bar e c'è una foto. Hai visto voi lì? Sì, perché allora ragazzi, per voi che avete la puntata l'abbiamo già fatta sicuramente. Ma il 23, domani sera, siamo a Paola, A Paola sul. Per la festa per ricordare per Francesco, quindi voi l'avete già vista la serata perché questa puntata va dopo. Quindi grazie a Paolo, grazie al sindaco Perrotto che ha avuto fortemente questa serata in onore del nostro grande per Francesco. Venite allora domani sera. Sì. Vediamo, allora, tempo un po'. No, ma signore, se il tempo piove non abbiamo finito, non facciamo la serata. Vediamo. Va bene, sì, ciao. Okay. È sposata lei? No. Perché? Chi te lo fa? Scusa. Vedi che fe ne fate poi. Ho trovato bell'uomo. Vedi che fe ne... Non è ancora il bell'uomo. Ma chi te... E qui con te, che io lascio mia moglie, ma la faccio io in Ucraina. Ciao, grazie. Sabato... Ragazzi, ogni giorno alle 15, sulla C canale 19, ogni giorno alle 15... Ma questa qui esce ogni giorno, sabato e domenica ci vorrà questa qua. Vediamo. Però voi ogni, non vi potete sbagliare, no? Le 15, le affracche, le televisioni, ta. Signore, 19, perciò il mio marito. A me piace il numero 17. No, 19, signore, scusa, molto più fatta appena. È 19, noi siamo... Ok, va bene, è un po' sordo. Sì, è sordo, sì. E tu sei pure sposato? Sì. Niente. Alze voi. C'è un bel papone. Alle tre. Papone nel senso... Ciao, belle! Ciao! Allora, ragazzi, quindi ogni giorno alle 15, mi raccomando, guardate la puntata. Andiamone. Lui è veramente il sindaco, ragazzi, Ragazzi, noi dobbiamo ringraziare i napoletani che vengono a dare i soldini in Calabria. Lei che sta facendo? Ragazzi, il sole c'è sempre qua, Di dove sei? Cos'è? Sola. No, c'è mio marito e mio figlio lì. Sì, sono io. Andiamo qua. Scusami. Che tu voglia calamenato, signore. E la tovaglia di corsa che... Non parla, zio. No, di Kiev, è bella di Kiev. Ragazzi, come va questa vacanza? Come va? Si legge qualche cosa? Vi ha accolto bene a Mandè? Intervista. Intervista, che è regatore, magari ci vuole stare. Tutto bene. Meno male, ragazzi. Noi siamo qui per raccogliere un po' dei vostri suggerimenti. Qualche suggerimento ce lo date per migliorare? L'oratore è lui. Ok, ragazzi. Lui è l'oratore. Allora. Che ci racconta di questa stagione, com'è andata? Bellissima, perfetta, anche oggi, bella giornata. Ecco, vedete, voi dove siete voi? Roma. Vengo di Roma, no? Tu parla con uno calabrese, ma incontro i nostri, invece come ti cominci a dire, si lamenta, vuoi vedere? Mo vi faccio vedere. Vengo da Napoli, e dice questa è bella, la specie è bella, trovo qualcuno, ma che si lamenta di chi è, e do posto. Perché? Ah, vediamo un attimo. Buongiorno signorina, buongiorno. Ha detto che ci sono Paolo, ma tu sei ci sono Paolo per me. Buongiorno. Allora, che ci racconta? Tutto bene, benissimo. A parte il tempo sta facendo dei capricci. Però se pensate che l'anno scorso ne ha bruciato tuo capo, un caldo. Tu vieni in vacanza per bruciare.
Questo è il problema. Un poco di sole, un po' di relax e poi si va a lavoro. Però si sta bene. Che lavoro fa? Vendo piastrelle. Vabbè ragazzi, sono divertite, perché oggi come al solito non arriva più la pioggia per pomeriggio. Speriamo. Lei è il figlio. E sta a casa. Dove è andato? Che Caterina già fidanzata, è tutto fidanzato, non vedo. Andiamo ragazzi, grazie per la vostra attenzione. Interrompere come conversazione, no qui o lei? Dite. Lei è un simpaticone. Grazie, di cuore. Una parola, Forza Napoli! Che sempre Forza Napoli, sono d'accordo con lei, noi siamo del sud, Forza Napoli e viva Napoli! La squadra settentrionale per gli altri. Niente, è giusto. Amore mio, sono Napoli. E sono d'accordo con lei. Ragazze! Mina. Forza Napoli! Se ne siamo cambiato lo pantalone, ma dove è Napoli? Mo più lo faccio spezzare, dai. Ma scusa, siccome tu sei un giovane coso, no? Mi sta cadendo i pantaloni, non so perché, mi emoziono. Sei dimagrito. Grazie. Potrei neanche una peggio in diretta. Come chiudiamo la telecamera, questa battuta la faccio pagare. C'è una pizza che è già appuntita. Vede che non riesco a... Buongiorno signore! Come state? Che c'è un breve... Un dice buttano pantalone, ma... Voglio un conduttore nuovo. Buongiorno! Come state? Ho rotto la chiusura lampa. Vabbè, ma tengo... Volta. Sono la prima volta a Manteo. Ah, oh, e come si trova ad Manteo? Di dove è lei? Italia no, Ucraina. 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 Kiev. Senti, a Manteo è bella. Calabria è bella. Bella. Che lavoro fai? Bellissimo. Ok. E perché si sposta secondo Italia te? Italia 1. Canale 19, dica, canale 19, la C. La C. Canale 19. Canale della C. Canale della C. 19. La C 19. La C. 19. Vancouver, Canada. Ciao. Ehi ragazzi, Canada, Toronto, veniamo a novembre, verremo, Dov'è? E noi a novembre, ma voi siete da Toronto? Siete di Toronto? No. Ok ragazzi. Arrivederci. Ciao. Guarda che vedo, Tu sei di Cosenza? Guarda che ha portato che... Posso disturbarvi un attimo, signora? Buongiorno. Di dove siete? Venezia. No, la Venezia è bellissima, signora, come non vi riprendete? Venite che vi offro una cosa, venite. Signora, la bellezza proprio sua figlia? Sì. E c'è lo stampa avete fatto. Sono tutti belli, guarda com'è bello. Allora, che vedo questa? Vieni per tu, vieni. Perché mi sono dovuto fare una puntura poco fa. Non so perché non la schiena, quando la sfrutto la schiena, è brutta. Signora, sì. Fate un applauso da casa, ragazzi, perché la Calabria è questa. E se sembra magica, che può essere un cappotto di uomini. Complimenti per la... Allora, signora, innanzitutto, sposate. Sì. Immagino. Tre figli. Benedica, che lavoro fa lei? Ho un locale a Lamezia, un ristorante pizzeria. E lo dica, perché per la cortesia che ha avuto dal Zara, lo dico che lo, qual è il locale. Sono Felice, di Gennaro Gattuso. Allora Gennaro, noi verremo a trovarti, perché si mangia bene qua in questo locale. Me ne sono già parlare, quindi... Ma Gattuso no, il cacciatore? Il cugino. L'orgoglio calabrese, ragazzi, il grande Rino. E non poteva essere di meno, noi siamo calabrese, un vero calabrese nel mondo. Io quando lo vedo mi scialo, perché non è cambiato un secondo, un attimo. È rimasto quello che è, un grande campione. Ma il carattere è bello, vivace, forte. Viva la Calabria, viva Gattuso. Ecco, signor, mi raccomando però fategli, insomma, a sassare la nonna. La conosce? Sì. Anche se io lo faccio a casa io. Sì, allora siccome lei è una grande signora e quindi c'è un ristorante, lei la fa a casa, assaggi questo. Va benissimo, l'assaggerò. Quindi la verrà a trovare? Certo. Come si chiama il ristorante? La Fenice di Gennaro Gattuso. Comunicazione, pigliate esempi. Abbiamo fatto vedere il locale perché si è alzata, si è fatto vedere in costume. Grazie, certo. Grazie. Anche anni fa quando ero una ragazzina l'ha fatto qui. Ah sì? Sì. Quindi ha portato fortuna allora, cara signora. Sì, certo. Le
ciao bella di zio. Ciao. Ciao. Grazie, grazie. Un abbraccio a Gattuso, un abbraccio alla grande cortesia di queste signore che ci vogliono bene. Allora, mo zumba me da parte, zumba, caro, caro. Grazie ragazzi. Ma tu stai pescando adesso? Vieni qua. Veloce, veloce, veloce. C'ha l'attrezzatura, zio. Ah, c'è l'attrezzatura, va. C'è l'attrezzatura. Allora. Finalmente ho aggiunto il pantalone. Allora, ragazzi! Te la senti? Ho fatto una richiesta alla produzione per avere un pantalone nuovo per zio Pino. Un pantalone che cateva giusto. C'è il costume da so, c'è il, non fare battute che mi danno una peggio. C'è il costume da bagno, so, vuoi vedere? No, non ci tengo, grazie. Vabbè, è un costume, non è che la sua. Guardate te stai portando mo. Guardate com'è atletico zio Pino. Mi hai fatto una pondona, posso zombare cama. Piano piano, zio Pino. Vi faccio vedere in diretta come uno se non va a gamba. Oppa! Ragazzi, ancora me la sento, posso venire? Sì? È una colonia, io noi per rispetto chiediamo, I bambini dicono di sì, però. Che dite, figliuoli? No, non possiamo, zio, perché sennò poi anche un insegnante può eliminare una peggio. Perché per la privacy, hai capito? Quindi dobbiamo rispettare. Mi. Ah, che mare ragazzi, buongiorno, scusate se vi passo davanti mentre stavate... No, non siamo niente, non si preoccupa. Buongiorno. Un bel libro sulla spiaggia? No, grazie. No, dico, leggete un bel libro? No. Ah, non leggete? No, non penso neanche. Ciao. Li abbiamo letti fin troppo. Ok, vabbè. Ragazzi! Non ci pensa che lei in un libro mentre sono... Buongiorno amico mio! Come sta? Cosa fa? Tu sei il bagnino? E che sei? Bravo! Dammi da l'occhiata se non ci smesciolo! Ragazzi! La prossima andiamo a Camigliatello, te lo dico già adesso! E poi finiamo queste puntate! I programmi quali sono? I programmi sarà che stiamo aspettando il via per pronto e mezzogiorno. Domani ringrazio sera. A tutti gli animatori. Qualche cinta sei animatore, ma. Ringrazio a tutti i telespettatori per il grande affetto che mi dimostrate giorno per giorno. Domani sera dove siamo? Domani sera. Questa va in onda. Il 23, diciamolo. Il 23 sono stato a Paola, buongiorno. Come state? Mamma ragazzi, guarda che meraviglia raga! Ma dico senza sei? Dove siete? Napoli. Noi campiamo con Napoli, campiamo. Devi avvicinare, zio Pi. Devi avvicinare? Se no non ti sento. Non ti sento. Ti puoi alzare, scusa un secondo. Bravo, perché vedi che... Allora, il microfono più... Come stai? Bene, tutto bene. Lei è una mamma? Sì. Quanti figli c'è? No, due. No, il piccolino è lei. Tieni qua, scusa. Fanno una cosa, almeno che ha accusato le gambe un bagno della terra sera. Se no c'è una carretta dei figli. Dov'è suo marito? È in ufficio. State in ufficio, voi moglietta come sta bella qua. No, nel senso buono della parola. Che lavoro fa, suo? È un imprenditore. E di fare soldi, se no gli imprenditori fanno soldi e le mogli si scialano, perché è la storia? È molto bella, vogliamo fare questo rito propiziatorio che cioè? Va tutto il mondo. A chi ci vuole bene ciao, a chi ci vuole male, aro prosio, lo facciamo? Chi ci vuole bene ciao, a chi ci vuole male? Aro prosio, gli voltiamo il fondo schermo. A tre. A chi ci vuole, tu ti raccomando, a chi ci vuole bene ciao, a chi ci vuole male, aro prosio. Bene? Signora, complimenti per la simpatia. Grazie veramente, la signora è con voi? No, la signora è una mia vicina. Di possiamo disturbarla? Sta telefonando. Sto telefonando. Che c'è? Buongiorno. Signore, ve ne andate? C'hanno bambini. Ragazzi, questi sono colombi di Venezia. Sono in vacanza. Perché con questo mare, con questa bella Calabria che vi ospita. Comba Giuseppe, comba Giuseppe e Giuseppe sono meglio, comba Giuseppe. Comba Pe, sono meglio. Bambini! Venite. E queste belle. Guarda quanto è bello. No, lo possiamo. No.
lo possiamo, no, non inquadrarlo. Però guarda che bellezza, ragazzi. Come si chiama? No, no, è un bel nome. È un bel nome, Chloe. Tu ti immagini, mamma ne chiamava Chloe a noi. Chloe. Alla scuola Chloe, nessuno parla ne pigliano. Sono cambiati i tempi. No, no, è bello il nome, è bello. È moderno, non è un sto nome scherzando, moderno. Ma poi è bello Luigi. Lei, è bella lei. Vieni qua, Chloe. Closci, vieni qua. Come ti chiami tu? Vieni qua. Paola, vai. Paola, vieni qua. Tutti insieme siete? Sì, sì. E allora se uscite, ragazzi, facciamo più su, più su, più su. A chi ne può male? Aro, no, lo facciamo. Di dove sei? Saveria Mannelli. Che bellezza. Sa Calabria è bella, sa Calabria che ci piace. Sa Calabria che dovete venire a portare i soldi in Calabria. Giusto? Il mare è buono. Venga, venga, venga. Il mare è buono, Uyume è brutto, no? Come mai da Saveria venite qua? Perché Amantea è bella. Allora, se tu mi devi, l'audio è perfetto, no? Quando tu c'è qualche problema, come sta lei? Bene, il mare è buono, però il tempo è male. È un tempo che mi parla con Gesù di Nazareth, il nostro Signore. Questo è là. Però vi posso dire una cosa, anche se non piove, il sole comunque è, no? C'è. Che mangiate oggi da sopra? Guarda quello, che meraviglia. Complimenti signore, è bella. Si poteva chiamare pure Petra, ma è bella, quindi il nome non ha importanza. Che mangiate? Non abbiamo deciso ancora. Quando saliamo? Su, sì. Alla casa del calabrese, basta carape uno step, c'è tutto. Mostiamo una pasta. Guarda che si sta, non lo possiamo. No, non la possiamo far vedere perché per la privacy, però mo si sta stennecchiando. Bimbe! Bimbe! E noi sono con voi queste bimbe. Sì, guardate. Sì. Tutto anche le signore. Allora ragazzi, però venite, ma fatti venire il capano, uscì. Noi veniamo dalla base di carica. Di? Base di carica. Grazie ragazzi per la vostra presenza. Guarda quanta gente, pure il tempo non è bello, quindi la Calabria ancora diciamo che vi ospita alla casa. Ciao signore! Pare che hai visto una popolata di movimento. Buongiorno. Ragazzi! Turista! La signora si chiamava Paola. Che era a fianco si chiamava Mantea. Ah già, giusto. Ma queste cose di intelligenza come ti vengono a te? Ma certe volte. Tu sei laureato pure, no? Perché la notte non dormo. Hai ragione. Ma un fa battuto che pure io, per non dormire, vede che ho la mal di schiena. Ragazzi. Come state? Possiamo disturbarvi due minuti per scambiare. Se no parano un mortuorio, para, guaglio. Ma non c'è nessuno, non c'è nessuno. Come stai? Possiamo? Bene. 8 anni, quando c'hai 8 anni? 13. 13 anni, vedi? Noi quando eravamo piccoli, 13 anni non erano così, ma benedica sono come. Come state? Tutto bene. Dove siete? Napoli. Calciatore, che fate? No, niente. Imprenditore. A voglia. Vagabond. Come? Vagabondo. Ah, no, vagabondi no. La signora è con voi? Sì, siamo tutta una famiglia. Allora qua. Che bella, però dico, perché venite da Mantea? Ah, perché è una bella cittadina. Si sta bene. Noi dobbiamo dico ogni puntata, dobbiamo ringraziare Napoli. Perché Napoli, a di papà, c'è Napoli. Sapete perché c'è Napoli? E dobbiamo rispettare, perché portare i soldi in. Lo so, tutti. Questo è tutto il vostro. E qua siamo 7-8 famiglie. Vi divertite? 17 anni che siamo qua. Che eliminate? Ci hai detto a Ruggero che quando la registro non deve. No, non ti preoccupare che. C'è con la defisca, una desonaso, cioè. Che sono i primi effetti del cavolo che sta chiedendo. Che mangiate oggi? Ah, che mangiamo? Io penso il minestrone. No, non siete in Napoli, siete. No, che mi davvero signor? No, quale me ne so? La signora cucina. No, venga qui, scusa. Quale menesso? Menesso è curicozzo, curivongolo. Sì, ho capito, oggi a pranzo menesso e poi stasera pasta china, curiporpetto. Mi raccomando il casatiello, che solo a Napoli sanno fare.
che bellezza. Diciamo io secondo me anche a Ferragosto. Stasera quel locale lì ha fatto una bella serata. Come si chiamano quelli che vengono a cantare? Lo potete dire. Come siamo che canta? Per la cortesia che avete nei nostri riguardi potete dire anche il... Guarda che ceppo che c'è là sopra. Sto arrivando, ragazze! Qual è il locale? Grazie ragazzi. Però se vuoi venire a salutare, facciamo vedere la bellezza di Napoli, per venire a salutare. Guarda ragazzi, 13 anni, benedica. Che fai cose, Vittoria? Vedi che due minuti ti tengo una pietra. Vieni che salutiamo, vieni zia. Da grande cantante, ballerina. Pattinatrice, ragazzi. Quindi questa qui, attenzione, un auguro che ti facciamo, ti vogliamo vedere in palcoscenico con azione. Oh, vieni qua, zia, vieni qua. Sul palcoscenico, come ti chiami? Anna Chiara. Anna Chiara sarà sul palcoscenico nazionale, che noi portiamo bene. Tu che fai, bella di zia? Niente. Hai ragione, che devi fare? Su 10 anni che devi fare? Futura pattinatrice già. Sì. Dammi la mano, auguri. Ragazzi, noi andiamo lì sopra e facciamo un'altra parte di questa. Se vi è piaciuta la puntata, guardatevela. Se non vi è piaciuta, guardatevela lo stesso. Con questa, chiudiamo. A domani alle 15 sul canale di Giannone. Ciao ragazzi.